Allora, buonasera a tutti, sono molto felice di introdurre questo dibattito, sarò brevissimo. Io mi auguro, come ho già scritto di varie volte sui social, che questo possa essere non tanto un dibattito, diciamo così, per riconciliare posizioni che sono divergenti, ma più che altro per cercare di impostare la discussione in modo civile, ecco, in modo ragionato, in modo che poi ognuno si possa fare la sua opinione informata su questo tema, che è un tema pesantemente scottante e infiammabile e che infiamma tanto gli animi. Io, chi non è a contatto con i social, queste cose forse non le percepisce tanto, però insomma pesa tanto perché influisce sulle decisioni delle persone circa vaccinare o non vaccinare i figli, eccetera, visto che ormai l'obbligo è stato, l'obbligo è legge, questa è una decisione obbligata. Quindi chiaramente influisce sulla vita di tutti. C'è stata una fortissima e pesante discussione che secondo noi ha travalicato i limiti sia da un lato che dall'altro del dibattito informato e pacato e ragionato, e io spero che questa sera possiamo riportare la palla al centro, provare a fare una discussione con due persone che hanno posizioni opposte su questo tema e che hanno deciso di confrontarsi civilmente. E mi auguro anche che da parte del pubblico non ci sia, ma non penso che non ci siano persone che rifiutino questo approccio, diciamo, al dibattito. Con ciò io passo la parola al moderatore, dottor Piero Ivone, e lascio a voi la gestione. Innanzitutto benvenuti a tutti voi. Io sono un medico anch'io, sono amico di entrambi, abbiamo lavorato insieme su molte cose diverse da questo, ovviamente lui come medico del lavoro, perché anch'io sono stato un medico del lavoro, lui come igienista, perché sono anche un igienista, quindi da questo punto di vista c'è una storia molto positiva per me che ci unisce indipendentemente da questa situazione. Allora, il dottor Dario Medico è un medico del lavoro, credo che tutti quelli che si occupano di queste tematiche sulla vaccinazione la fa abbiamo letto e saputo la tua storia, poi sarei tu a rappresentarla. E medico legale, giusto? Che in questo caso è il suo peso. E poi il professor Pregliasco, che insegna la virologia alla Statale di Milano. Allora io partirei con due domande generali. Dario, che cosa ti ha portato ad assumere questa posizione? Qual è stato il tuo percorso di medico che ti ha portato a questo? È un discorso molto lungo, perché come potete vedere facilmente sono una persona con i capelli bianchi, per cui ho la mia età, e per cui da quando io mi sono laureato, anzi se devo dire prima ancora di laureare, pur non avendo posizioni rigide, anche perché non le ho mai avute e credo di non averle nemmeno adesso, per cui cioè, proprio chi mi ha già ascoltato in altri incontri ha visto che io sono tranquillissimo, di solito sono gli altri che se la compro gli ascolti, no, perché ci conosciamo, ci siamo già conosciuti, per cui non si è arrabbiato altre volte, per cui non penso che sarà un po' questa volta. Per cui io posso dire che sono arrivato alla mia proprio conoscenza dei vaccini per un percorso che parte fin da quando io ho fatto il militare. Io vedevo che quando vaccinavo i miei soldati, io ero a Bolzano in un reparto di alpini paracadutisti, erano dei ragazzoni veramente eccezionali. Buttarsi sulle montagne col paracadute, vi garantisco che ce ne vuole. Beh, comunque, io li vaccinavo e stavano da cani, ma stavano peggio
che non dire, perché la caserma era enorme, la caserma Vittorio Veneto era enorme, c'è ancora adesso, e quando io vaccinavo questi ragazzi, che erano ragazzi che stavano veramente male, e lì ho fatto il primo falso in atto pubblico, perché visto come stavano questi, di io non mi vaccino, perché non voglio stare così. E per cui come medico, come tenente medico, mi è stato facile affermare che mi ero vaccinato mentre non mi ero vaccinato. Questa è la prima cosa, ma poi pensavo che la cosa finisse lì, invece no, la cosa si è sviluppata. Ho avuto fra una cosa e l'altra 5 figli, perché sono stati tutti vaccinati, per cui non avevo problemi particolari. Poi però sono stato mandato, io allora facevo, sono anche igienista, anche io comunque, e facevo il medico scolastico, proprio appena laureato, appena tornato da militare, e siccome a me piaceva fare le cose, avevo detto mandatemi in una scuola dove ci siano cose da fare. E mi ha mandato alla scuola Negri. La scuola Negri, ancora ai tempi, era una scuola che era motulesi, cioè bambini che avevano avuto lesioni, di solito lesioni cerebrali, erano spastici, eccetera, eccetera, ed erano 200 bambini, Si andava dalla scuola materna alle superiori, alla terza media, ma comunque, per farla breve, io vedevo che questi genitori erano costretti con grande fatica a portare questi ragazzini a vaccinarli al comune, per cui a un certo punto ho detto, ma scusate, li posso vaccinare io, dato che sono qua dentro nella scuola. Allora scrissi all'ufficiale sanitario di allora, no, era Suzzivaldi, prima di Corbato, Suzzivaldi, e qua mi disse, ma ci mancherebbe, vaccina. Fu tutto un disastro, cioè stavano tutti malissimo, bimbi che avevano crisi epilettiche, che non ne avevano magari da mesi, venivano vaccinati e ricominciavano. Cioè, questo, perché io proprio ho vissuto sulla mia pelle questa cosa. Infatti scrissi allora a Suzzivaldi dicendogli, senta, questi ragazzini, perché finché i genitori li portavano è chiaro che non ci si rendeva conto, e invece vaccinandoli tutti insieme e ci si rendeva conto come. Infatti scrissi a Suzzivaldi dicendo, senta, qui conviene esonerarli tutti, tanto non è la fine del mondo. Suzzivaldi era una persona di grande cultura anche, ma non ci pensò un attimo, tutti esonerati quelli che erano alla scuola negra. E per cui, però anche lì non avevo quelle grandi convinzioni. D'altra parte andavo avanti e cercavo di approfondire queste cose. Ovviamente mi interessava non solo il discorso delle vaccinazioni, che ovviamente oggi mi sta impegnando molto, ma mi interessava anche l'ambiente, il clima. Oggi è stata una grande giornata proprio, e in più il mio entusiasmo nasce dal fatto che finalmente i ragazzini si muovono su una questione così importante, perché io non sapevo come coinvolgerli. Parlare di vaccinazione ai ragazzini è quasi impossibile, no? Va nelle scuole burioni probabilmente perché lo invitano, a me non mi hanno mai invitato, ma comunque va burioni per le scuole e fa una strage, nel senso che sono tutti d'accordo con il fatto che le vaccinazioni sono essenziali, eccetera, eccetera, no? Sicuramente sa comunicare, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe qualche volta andarci con lui intanto per confrontarci. Non ho mai avuto questa fortuna. Queste per cui sono. Poi, come medico legale, ho cominciato a seguire tanti bambini che erano danneggiati, e per cui la legge 210. Ho cominciato a studiare queste cose, mi facevo raccontare dai genitori cosa era successo. Erano storie tutte uguali, e per cui io allora, ancora adesso, facevo parte, sono stato anche uno dei fondatori di Medicina Democratica, e per cui come Medicina Democratica aiutavo questi genitori, e li ho sempre aiutati e continuo ad aiutarli ancora adesso. Questa più o meno è la mia storia.
se no facciamo notte. La tua storia invece, Francesco? Allora, un piacere essere qui, in effetti con Dario ci siamo entrambi, abbiamo avuto un lungo percorso di vita, di lavoro nei vari contesti e ci siamo direi sempre confrontati, magari qualche volta in TV è stato più difficile, però il TV purtroppo finisce che diventa divisivo. Ma io faccio un medico igienista, lavoro in università da quando ero in studente, sono quello che oggi è il Dipartimento di Scienze Biomediche della Salute, mi occupo di sviluppo di vaccini, ho svolto una dozzina di trial clinici registrativi di alcuni tipi di vaccini, mi sono sempre occupato dell'epidemiologia come malattie infettive, in particolare dell'influenza delle infezioni respiratorie acute, e quindi di fatto la mia attività scientifica è legata sostanzialmente a questo. Ho anche altre passioni, sono presidente dell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, delle associazioni legate alla storia delle società operaie di pronto soccorso e che oggi sono dedicate all'attività dell'emergenza, dell'urgenza e del pronto soccorso, ma questa è una grande passione. Poi svolgo un'attività di direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi, quindi un'attività di igienista. Prima di essere Galeazzi sono stato per molti anni alla Fondazione Sacra Famiglia, Cesano Moscone, come direttore sanitario, e anche lì ho visto bimbi con disabilità psicofisiche, però ho visto bimbi con disabilità psicofisiche legate anche, non solo, a patologie infettive subite nella loro età più giovane, quindi la problematica che sta dietro appunto alla quota gli eventi avversi che ci sono alla vaccinazione si deve comparare rispetto a quella che è la gravità delle malattie e delle effettive verso le quali possono essere prese. Quindi la mia posizione appunto è stata quella sempre di valutare in termini scientifici questi dati e l'opportunità di utilizzare uno strumento che ritengo abbia, come dire, un'importanza di sanità pubblica e che rientra, a mio avviso, tra l'altro in una nicchia economica e quindi rispetto alla convenienza delle aziende farmaceutiche, anche in termini proprio di mercato complessivamente non è enorme, anzi vediamo che in certi versi abbiamo vaccini ancora, diciamo, non aggiornati, come può essere quello della vaccinazione contro la tubercolosi, proprio perché mancano anche, tra virgolette, fondi in questo senso rispetto a delle possibili e necessarie ulteriori. Di sicuro riguardo alla vaccinazione, a mio avviso, c'è una difficoltà intrinseca, perché se noi stiamo male, noi siamo disposti ad accettare il rischio-beneficio e ciò che ci prospetta il giardino, no? Rispetto ai rischi che anche farmaci di uso comune, di salicilico o altri antinfiammatori possono determinare, ma li stiamo male e quindi il gioco, diciamo, lo si fa più facilmente. Purtroppo da vaccinatore, io sono vaccinato, ho vaccinato i miei figli per tutto, quindi in ottica ovviamente di condivisione e di riconoscimento, insomma, di questo aspetto, abbiamo un approccio diverso, ossia stiamo bene, vediamo un bugiardino, sentiamo poi sui social, sul tantan complessivo, quelle che sono le negatività, a mio avviso, eccessive verso i vaccini, però abbiamo questa difficoltà, cioè noi proponiamo la vaccinazione, lo facciamo mentre si sta bene, per un qualcosa che è una prospettiva del futuro, che non sapremo mai se ci servirà, perché mai sapremo se un virus dell'epatite o il bacillo della tubercolosi ci è venuto vicino, ci ha sfiorato e ci poteva far ammalare, questo non lo vedremo mai, oppure potremmo avere, nonostante la vaccinazione, delle forme magari comunque di influenza che possono essere collegate magari alla stessa malattia e quindi diventa più difficile nel momento in cui c'è una perdita di autorevolezza e una difficoltà, dico, che ormai è montante verso le istituzioni, verso entità che sicuramente non sono, come dire, stinchi di santo, le aziende farmaceutiche, nemmeno i ricercatori, ma voglio dire, in un momento, a mio avviso, che diventa totalizzante e negativo complessivamente. Quindi io dico che i vaccini hanno tre elementi, a mio avviso. Una,
un'utilità di protezione per chi se li vuole fare, un'utilità di protezione verso chi ci sta intorno. Il terzo aspetto è quello divisivo, ci sta, perché è uno strumento che, come per tutte le attività di prevenzione che noi da igienisti facciamo, necessitano per avere un risultato un'ampia diffusione. Quindi ci sta che, diciamo, anche partiti politici abbiano, come dire, opinioni diverse su come usare questo strumento che in qualche modo, appunto, può essere interessante e utile perché è dimostrata efficacia, soprattutto di riduzione di quelli che possono essere anche i costi sanitari, i costi sociali della patologia. Di sicuro i farmaci, i vaccini e tutti gli interventi che, diciamo, preventivi e terapeutici hanno degli eventi avversi, quindi su un aspetto di prevenzione già ci mette male, no? Immaginare prevengo qualcosa, non so se mi servirà e magari mi succede qualcosa, magari anzi temo che mi succeda qualcosa di più pesante rispetto a delle constatazioni come possono essere quella di Dario sul suo vissuto o magari di vita vissuta ed è ancora più pesante per un genitore magari con un bimbo con altre patologie, dove può immaginare, almeno dal punto di vista della relazione temporale, prima stavo bene vaccinato stamattina e un evento adesso. Quindi ho avuto modo di confrontarmi in questo senso e mi rendo conto che l'approccio sul genitore è più difficile e diventa meno, come dire, asettico, complessivo quando c'è una sofferenza personale. Però appunto dico, l'obbligo sicuramente è una medicina amara che va contro a quello che era, che è quello che è il discorso generale, consenso informato, alleanza terapeutica medico, però io ritengo che sono stato anche in parte un ispiratore quindi della legge Lorenzin, di suggeritore insomma, di essere un condividendo, no? una necessità di uno scrollone rispetto a una situazione che stata in qualche modo lasciata correre, cioè questo è un po' la mia opinione, è un po' la mia storia che mi bolla negativamente, perché sui miei social ho negatività spaventose, elementi, come dire, che evidenziano che io sono venduto, che nascondo le informazioni, e diventa difficile la discussione nel momento in cui appunto si mette in discussione valore complessivo, e quindi spesso purtroppo in situazioni dove ci si confronta fra chi è di un'opinione dell'altra diventa un confronto fra soldi rispetto invece a uno strumento che ha avuto nella storia degli eventi anche negativi, se vogliamo andare a vedere, oppure coinvolgimenti anche, diciamo, economici e di gustarelle, perché il puff di Poggiolini chi lo ricorda qualche anno fa, il responsabile e le mazzette del ministro De Lorenzo erano legate poi a quella che è stata una strategia vaccinale di obbligo di vaccino antiepatite B, che quindi rispetto a una scelta di priorità fra bisogni di sanità pubblica e di salute magari è stata messa in posti privilegiati, ma comunque ha un valore scientifico, ha un'utilità ed è stata anche, diciamo, rivista e riapplicata. Mi scuso, ma avrei avuto tante cose da dire. È un aspetto fondamentale che però non ho detto, è che i miei figli sono tutti vaccinati, ho 7 nipoti e non hanno fatto nemmeno un vaccino. Bravo. Cioè, no, ma prescindere, ti ringrazio, ma comunque questa è stata una mia scelta e ti garantisco che sono bambini sanissimi, cioè proprio, e vorrei appunto riflettere un attimo, perché poi il discorso che avremmo potuto fare, ci mancherà, poi il collega Pagliasco potrà riprendere anche lui la parola su questi aspetti. Ma oggi è stata una grande giornata per la lotta sul clima e sull'ambiente. Rendiamoci conto, l'ambiente è tutto ciò che è esterno a noi. Ma pensiamo a tutto ciò che è interno a noi. E noi ci introduciamo dei vaccini che contengono sostanze
notoriamente tossiche. Pensate al mercurio. Il mercurio per fortuna è stato tolto dai vaccini. Non da tutto. Ma certo. Non ti avevo visto. Ho capito dalla voce. Allora, non da tutti evidentemente, ma sapete perché è stato tolto? Perché i genitori, rifiutando i vaccini, dicevano c'è dentro il mercurio. E i giudici, io ho seguito centinaia di cause di questo genere, e i giudici gli dovevano dare ragione, perché il mercurio è un tossico, per cui hanno capito che la cosa non poteva finire lì. Perché a questo punto questi genitori avevano l'autorizzazione della magistratura per non praticare i vaccini. E per cui le ditte farmaceutiche hanno dovuto fare delle scelte. A questo punto questa è la vera prevenzione. Aver fatto togliere da tutti i vaccini il mercurio. E questo lo si deve proprio a quei genitori che rifiutavano le vaccinazioni. E non lo sanno tutti gli altri genitori che oggi, grazie a quei genitori, non fanno sì che i loro bambini abbiano mercurio. Purtroppo hanno altre sostanze e su questo potremmo discutere a lungo, insomma, capite? Ma la riflessione su una giornata come oggi, sul clima e l'ambiente, ci deve far pensare all'ambiente del nostro corpo. Perché è l'ambiente nostro, è l'ambiente dei nostri figli. E io sono felice che i miei 7 nipoti, di fatto, non hanno fatto nemmeno un vaccino. Nonostante, guardate, quando, perché capita un bambino che si fa male, viene portato all'ospedale, subito ai miei figli gli saltano subito addosso. Poi quando dicono che sono la figlia del dottor medico, allora le cose cambiano, perché purtroppo una certa fama, con la radiazione che ho ricevuto, pubblicata su tutti i giornali, io sarei il guru della medicina, ma mi va benissimo. Quando i giornali, prima delle mie conferenze, hanno pubblicato, viene a Rovereto, per esempio, il guru dei vaccini, avevo la sala stracolma così, perché la gente voleva vedere chi era sto guru dei vaccini, insomma. E alla fine tutti però erano contenti. Gli elementi così sono dichiarazioni più generali, dove anche nel discorso si evidenzia sempre un po' in modo, a mio avviso, pesante e calcando la mano su delle negatività, ma su delle dichiarazioni generali. Quindi in questo momento dico che appunto il mercurio in realtà è stato veramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità per il riscontro effetti negativi, vaccinati sottopeso, però il problema del mercurio è stato anche poi un'onda di problematiche e di dubbi rispetto alla contaminazione, uso anche non solo di roveri, ma delle protesi e della mano, no? Dove anche poi si è creato anche lì un mezzo business della bonifica della mano. Ma questo appunto l'elemento della presenza di contaminanti, ci sono alcuni colleghi con cui ho potuto discutere di quantità minimali di metalli o di altre nanoparticelle, sono elementi che vanno visti e confrontati anche con ciò che mangiamo, con ciò che veniamo in contatto, e tutto questo va valutato complessivamente e non solo, ammesso che ci siano, ammesso che i metodi che sono stati usati siano oggettivi e scientificamente provati. Adesso volevo fare invece una domanda che ci riguarda un po' uno dei casi che l'opinione pubblica ha avvertito e sentito, su cui si è molto discusso, se ne è parlato in televisione, cioè il problema di bambini con leucemie, con tumori, immunodepressi, quindi con un sistema immunitario non in grado di difenderli, che rientrando, dopo finita la terapia, a scuola,
dice non possono entrare a scuola in quanto sono immunodepressi, ci sono a scuola dei compagni di classe che non hanno fatto nessuna vaccinazione e quindi sono a rischio di. Su questo caso cosa pensate? Ma allora, io sono un medico e per cui prima di tutto sono per la tutela della salute di tutti i bambini e prima di tutto per dei bambini che già sono malati. Per cui bisogna fare gli interventi necessari. Purtroppo l'intervento di mettere in una classe con i bambini vaccinati è una presa per il sedere. Perché chi ci dice che questi bambini siano immuni? Mi fiderei molto di più di bambini non vaccinati, ma immuni. E io sono sicuro che se lo chiediamo a genitori di bambini non vaccinati, facciamo un accertamento per vedere se sono immuni o no, e per cui se possono stare in classe con questi bambini, ma lo farebbero all'istante, perché sono tutti genitori che si preoccupano della salute del loro bambino, ma anche di quelli degli altri. Hanno un atteggiamento tutti veramente eccezionale e io per il primo sono per tutelare soprattutto quei bambini. Ma rendiamoci conto, mettere in una classe solo di bambini vaccinati è una presa in giro. Andiamo a vedere se i bambini vaccinati sono immuni, però non si fa, perché si scoprirebbe che tantissimi bambini vaccinati non sono immuni, come tanti bambini vaccinati a cui abbiamo fatto fare noi le ricerche da laboratori pubblici indiscutibili e non erano immuni. E per cui noi esporremmo questi bambini immunodepressi a un rischio peggiore, perché gli diamo l'illusione di essere protetti e poi non sarebbero per niente protetti. E poi come facciamo? Allora, anche gli insegnanti, se sono in classe con i bidelli e l'autista del pulmino che li porta a casa, l'accompagnatrice che sta sul pulmino, i genitori stessi, ma chi fa le indagini immunologiche? Ma rendiamoci conto, noi siamo per cose serie, capite? Purtroppo, pur di non darci credibilità, ci chiamano Novax, e io lo ritengo proprio un'offesa, non ma veramente, capite? Ed è solo per screditarci, per far sì che la gente, questo è il Novax, ma che Novax? Noi siamo per la salute di tutti i bambini e siamo per la libertà di scelta, questo è un aspetto fondamentale. Tu vuoi vaccinare il tuo bambino, sei convinto che ti faccia bene, provate ad andare all'uscita delle sale dove fanno le vaccinazioni e ti domandi, signora, sa per caso che vaccini ha fatto? 90 su 100 non lo sanno. E questo è il livello di coscienza. Ma qui è una cosa che come medicina democratica abbiamo denunciato fin dalla nascita, ed è la delega. La delega a questa istituzione, allora io mi tengo legato alla manifestazione di oggi, ma guardate quanti scienziati di altissimo livello hanno detto che è falso il clima, scienziati di altissimo che hanno fatto carriera, mentre chi sosteneva che il clima stava cambiando in peggio è stato perseguitato, hanno cercato di sbatterli fuori dalle università dove erano. Non l'ho mai fatto, perché questi hanno potenze che non scherzano oltre alla potenza economica. Per cui insomma un ragionamento sulla scienza va anche fatto. E per cui mi auguro, ho saputo solo stasera che domani ci sarà una prosecuzione di questo incontro, io purtroppo non potrò esserci. Ma mi sarebbe piaciuto. Allora, volevo solo far notare che Tony infatti c'è sempre molto negativi verso le istituzioni, verso i ricercatori scienziati, sicuramente ce ne sono un sacco che hanno fatto porcate, come ce ne sono, diciamo, di persone in vari ambiti della nostra attività, della professione, a prescindere da questo. Davvero c'è questa negatività che si... Io dico, sono d'accordo con Dario nel senso che
è tirato ed è fin esagerato il concetto di dire che un bimbo non vaccinato non può andare a scuola, perché sicuramente non tutte le vaccinazioni oggi disponibili proteggono da alcune patologie, ma non da tutte quelle che questi bimbi purtroppo possono maggiormente, con maggiori rischi, avere. Di fatto il concetto si basa sulla scelta di un trattamento sanitario obbligatorio forzoso, no? Quindi una medicina amara, come ho detto anche prima, che ovviamente evidenzia e vuole portare come scelta dello Stato a una copertura vaccinale più elevata, sapendo che le vaccinazioni comunque non sono esattamente come la malattia naturale, perché la malattia naturale garantisce per quasi tutte le patologie una protezione per tutta la vita, per esempio, ovviamente tra le altre, non il tetano, per cui chi sopravvive al tetano, che ha una mortalità del 40%, non riesce a sviluppare anticorpi protettivi perché la tossina tetanica ha un'azione velocissima e quindi queste persone rimangono ancora suscettibili nonostante la gravità della malattia che hanno subito, se riescono appunto a scappare. Per cui l'elemento è quello di una garanzia a questo punto in termini legali, visto che a scuola i bimbi ci devono andare vaccinati e non vaccinati, poi perché anche la legge di fatto non impedisce la frequenza obbligatoria, che è un diritto dovere di ogni cittadino italiano alla scuola, è chiaro che la considerazione in termini, diciamo, formali di riduzione del rischio che oggettivamente c'è nel momento in cui si può possono diffondere meno alcuni tipi di patologia, gli si garantisce, visto che i bimbi devono, ed è giusto, è doveroso, che vadano alla scuola dell'obbligo. Quindi l'elemento è visto in quest'ottica, ovviamente anche in parte di costrizione, ma che ritengo, ribadisco, sia necessario. La stessa legge Lorenzin prevedeva nell'arco di un triennio una rivalutazione, quindi un rilancio di quello che ribadisco ed è importante, ho detto sin dall'inizio, del consenso informato, dell'informazione, dell'elemento, come dire, di condivisione che si deve sempre attuare, che non è facile e che ho trovato veramente micidiale in alcune situazioni. Cioè, mi sono ritrovato in difficoltà ad acquisire consenso informato durante delle vaccinazioni da parte di genitori, di mamme, che si sono anche, come dire, hanno approfondito i loro studi e sono venuti a disquisirmi del livello della risposta TH1 rispetto alla risposta TH2, quindi elementi tecnici abbastanza complessi, magari studiati però senza quella visione complessiva di chi ha una visione, diciamo, più ampia legata a un approfondimento sistematico, no, della materia, come biologo, farmacista o come medico, e che diventano una necessità, una discussione molto ampia. E invece vedo candidati a operazioni neurochirurgiche anche impegnative, dove di fatto viene detto al paziente: guarda che non sappiamo se uscirai vivo, che vengono acquisite nell'Istituto Galeazzi, appunto dove lavoro, dove mi occupo degli aspetti igienistici, in modo molto rapido, ma proprio perché c'è quella difficoltà che insita nella vaccinazione. Sto bene, devo convincermi che quello che io sto proponendo, quindi come vaccinatore, come istituzione, può essere utile rispetto invece a un'esigenza di un dolore feroce, di una difficoltà nella qualità della vita che mi porta ad accettare, ovviamente su questo aspetto molto grave appunto, anche in modo consapevole un rischio vita, però con una velocità di consenso veramente diversa. Ci sta ed è importante, io credo che bisognerà andare oltre da quello che è stato qualcosa che però ha scosso i temi. Sicuramente anch'io non condivido l'approccio dell'amico Burioni, che è troppo divisivo, però è servito per certi versi, perché in qualche modo ha, come dire, mescolato le carte rispetto a quello che io vedo essere, ed era soprattutto nel passato anche sui social, una prevalenza, una comunicazione negativa, a volte proprio brutalmente negativa, o anche, io critico un po' Dario in questo senso, che non dice no alle vaccinazioni, però dice no però, e poi mette molto l'accento sulle negatività oggettive, che spesso, vi dico, anche presunte,
delle vaccinazioni, quindi in questo senso alla fin fine, no, il messaggio che passa è un messaggio di paura, di diffidenza e di negatività. L'ho fatto poco fa rilanciando gli scienziati che sull'asbesto hanno negato questo rischio e quant'altro. Davvero, però, se abbiamo questo, come dire, proprio non voglia di riconsiderare, perché tutto sommato nella ricerca ci sono persone che stanno facendo un lavoro onesto e corretto e che ad oggi, per esempio, non dimostra questa correlazione fra autismo e vaccini. Chissà, magari un giorno ulteriori approfondimenti lo potranno fare, però come sempre la medicina va avanti per errori, per approfondimenti e per precisazioni, ma i dati attuali sono, per quanto mi consta, e su dati condivisi a livello internazionale, nazionale, europeo, americano e di altri continenti, sempre di vantaggio per la vaccinazione. Allora, si è parlato indirettamente più o meno del calendario vaccinale con le 10 vaccinazioni previste dall'Organizzazione. Ecco, una discussione su questo, sul calendario, si parla di rivederlo, come potrebbe essere un calendario vaccinale più o meno pericoloso, più o meno presentabile, secondo la tua posizione? Io non vorrei a questo punto approfondire la critica che Pregliasco fa nei miei confronti, ma secondo me non c'è nessun bisogno di calendario vaccinale. La questione è solo in questi termini. Allora, se le persone sono rese libere di fare le scelte, a quel punto seguiranno il calendario vaccinale che gli va meglio, che va meglio per il suo bambino. I calendari vaccinali sono uno dei pericoli maggiori delle vaccinazioni. Perché un genitore che non abbia un minimo di senso critico, ora io vengo criticato per avere senso critico, però secondo me il senso critico ci vorrebbe sempre, il buon senso, perché secondo me non è un gran senso critico, è buon senso, è il buon senso dei nostri vecchi, io sono vecchio, ma comunque il buon senso è quello che uno dice, ma questo bambino ha avuto dei problemi alla nascita. Parlo di una CTU di ieri a Firenze. Questo bambino ha avuto cordone umbilicale in giro al collo alla nascita, no? Per cui si era ripreso bene, per cui un Apgar di 9,9, cioè per cui quasi perfetto, e quando cade a 2 mesi e mezzo gli arriva la comunicazione della vaccinazione e io avrei detto, beh, calma un attimo, questo bambino ha già avuto dei problemi, io non sono contrario tout court alla vaccinazione, per cui aspettiamo un momento. No, c'è il calendario vaccinale, ma vi rendete conto? E sarebbe una roba seria il calendario vaccinale. È una vergogna, così come l'obbligo. Io mi incazzo poi quando parlo di queste cose, perché mi sembra talmente evidente che è una vergogna, che lo dovrebbe capire chiunque, e credo che Pregliasco, se avesse avuto il bambino con la febbre e lo doveva portare a vaccinare, non l'avrebbe portato. No, mi auguro. Giusto? Bene, io nella mia esperienza, entrando in una sala vaccinale a Busto Arsizio, e io ero il coordinatore dei servizi, entrando e facendomi spazio tra le persone, ho sentito una mamma con in braccio il bambino che diceva a un'altra mamma, speriamo che non si accorgano che ha la febbre. Allora mi sono fermato, come si fa? Sì, perché se se ne accorgono, in ditta mi hanno già detto che non mi danno un altro permesso. Non vi rendete conto? Cioè, questa è la roba di buon senso, perché la gente non sa, gli arriva una cartolina che deve presentarsi il giorno tale, l'ora tale. Ai miei figli non gli hanno rotto le palle, nemmeno con una telefonata per far vaccinare i miei nipoti, nemmeno una telefonata su 7. Eppure no, le figlie hanno cognomi diversi, i bambini hanno, non
so come faccio, però certo ci arrivano, nemmeno una telefonata. Invece sento gente perseguitata. Io a tutte le mamme lo dico sempre: registrate i colloqui, quelle che mi hanno fatto sentire i colloqui, ma c'è roba da pubblicare un libro, delle robe allucinanti, altro che radiare me da volte ai medici, cioè si tratta di rivedere le lauree, cioè proprio veramente. Allora, il problema appunto il buon senso che dice Dario è un buon senso per esempio delle popolazioni anziane, insomma contadine di un tempo dove, ma anche le mie nonne insomma suggerivano di farsi, cioè di risolvere il problema del morbillo mettendoci in contatto con il primo cuginetto, il primo amichetto. È un aspetto direi concreto, portare e facile, anzi direi che io non avendolo subito ho avuto un guaio perché l'ho subito all'inizio della scuola, quando dovevo cominciare la scuola prima elementare. Sono arrivato tardi e quindi tutta la mia vita, i primi anni di scuola sono stati un disastro perché sono arrivato per ultimo in un angolo, all'ultimo banco, quindi ho subito, seppur non come dire, particolari effetti della malattia, un risultato diciamo secondario dal morbillo subito di andare nei primi giorni di scuola. Dicevo, quindi il buon senso era questo, era risolviamo con il morbillo. Chiaro che però si prendeva atto e un tempo quando un bimbo moriva, magari per una patologia infettiva o altri problemi, era un bimbo di una società dove c'erano più persone, più figli, e quindi era un destino che si coglieva come destino, come dire, della natura di un Dio magari cattivo. E quindi oggi che abbiamo invece pochi figli, ci costano un sacco di soldi, sono un disastro anche i miei, studiano poco, sono grandi, ma sono ancora, come dire, in parte in carico a me, e quindi sono un investimento, e quindi mi rendo conto di una maggiore necessità di attenzione verso un investimento emotivo e economico del vivere, quindi di fare il meglio per cui è assolutamente condiviso. Il piano vaccinale vede, tra l'altro abbiamo fatto un piano vaccinale per la vita, quindi l'elemento più divisivo è legato agli appuntamenti dei bambini, però l'opportunità di richiami per rinforzare la risposta immunitaria, mantenere appunto una copertura vaccinale adeguata, complessiva di tutta la popolazione, non solo dei bimbi, è previsto, vaccinazioni poi destinate a soggetti più fragili o ad anziani. Quindi l'opportunità della vaccinazione, il piano nazionale vaccini li ha iniziati. Quanti sono, il fatto che siano obbligatori non l'ho già detto, in diverse nazioni europee e internazionali appunto ci sono, come dire, schedule diverse, un vaccino in più, un vaccino in meno, anche il decreto Lorenzin si era cominciato con 12 e poi nella discussione parlamentare si è ridotto a 10, ma qui è stato poi appunto un limare in termini politici l'approccio e quanto era stato fatto nella proposta governativa. Perché non avere un calendario vaccinale, che vuol dire pianificare in termini organizzativi, in termini di sanità pubblica, una vaccinazione che vuole essere, rispetto alle evidenze scientifiche e all'opportunità, una pianificazione su larga scala. La dimostrazione scientifica sul fatto che un bimbo di 3 mesi, ancorché dovesse aver avuto all'inizio della sua vita qualche guaio, non evidenziano, diciamo, necessità di ritardi. Poi anch'io sono stato molto attento nei miei bimbi, quando è stato il caso, ovviamente suggerisco che ci sono controindicazioni temporanee alla vaccinazione, e deve essere poi importante che ci sia una professionalità in chi prospetta e chi organizza, e quindi sicuramente va rinforzato il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ha degli ottimi professionisti, ma appunto è possibile che possiamo inciampare in chi non è adeguato. Però Dario, come sempre, mette l'evidenza e fa
diciamo, mettere in evidenza quelli che possono essere aspetti negativi che ci possono essere stati rispetto a un'attenzione, rispetto all'acquisizione di un'anamnesi, rispetto al fatto di poter valutare in alcuni casi la non necessità di eseguire dei vaccini valutando lo stato immunitario, peraltro anche per esempio nell'ambito di alcuni vaccini plurimi nulla vieta di comunque seguire la vaccinazione anche se si è immuni, magari se sono appunto vaccini trivalenti o quadrivalenti. E quindi davvero quello che vedo di chi è contro i vaccini è una acrimonia, un'agitazione, una paura di un sistema che in qualche modo nasconde le cose. È chiaro che così non è facile la discussione o il confronto sui dati scientifici, perché a questo punto non si dice a lei nascosti, non è rilevati. Se andate a vedere sul sito dell'AIFA, è stato recentemente pubblicato, riferito al 2017, il rilievo degli eventi avversi per tutte le vaccinazioni, si vede un incremento numerico negli ultimi anni, ma che è legato a una maggiore sensibilità, a una maggiore voglia per i cittadini, per i medici, i farmacisti, operatori sanitari, di segnalare questo, perché la farmacovigilanza è una bella cosa, ma davvero ha dei limiti in termini proprio anche dei medici di segnalare gli eventi avversi dei farmaci e quant'altro. Però quello che si vede è il dato ad oggi di poche migliaia di dati, di valutazioni di eventi avversi non rilevanti, di nessuno dei casi fatali segnalati correlato con la vaccinazione, e quindi con un'evidenza rispetto alle migliaia, centinaia di migliaia di dosi vaccinali che vengono eseguite in Italia. Allora, a me non piace parlare di bambini che muoiono, proprio non mi piace, però ha avviato il discorso lui e non posso per cui non rispondere. Oltre al resto, io ho una chiavetta che però non posso proiettare perché purtroppo c'è stato un disguido del percorso, ma i dati per fortuna li conosco a memoria. E allora ve li posso dire, tanto per fornirvi elementi di riflessione. Nel 1901 morivano di morbillo, pensa, una strage, 24.000 bambini l'anno. L'Italia aveva la metà degli abitanti che ha oggi, 20, cioè, veramente, riflettete su un dato del genere. Pensi, nel 1951, 50 anni dopo, sono morti 13 bambini di morbillo e non c'è stato nessun vaccino, perché non esisteva il vaccino del morbillo. Allora, secondo me, solo un dato di questo tipo, cioè, dice da solo che è bastato che la gente mangiasse un po' di più, avesse l'acqua potabile, avesse la fognatura, avesse delle stanze in cui stare non 8-10 persone. No, ma dobbiamo riflettere su queste cose. Io non sono uno scienziato, però io amo andare a visitare i bambini e vedo camere bellissime oggi come oggi. Nel 1951, oggi sono 70 anni dopo, rendiamoci conto, capite? Cioè, secondo me basterebbe un dato del genere e la ministra attuale, che è anche un medico, che è anche un medico legale, però è molto giovane, d'accordo, ma comunque la ministra questi dati non può non saperli. Quella di prima, poverina, l'aveva messa lì,
capite, per lei c'erano 200 morti a Londra, cioè abbiamo sentito le cose più grosse, però dicevamo, ma poverino, non è nemmeno un medico, è chiaro che ha fatto un... ma questa, questo è un medico, anche un medico legale, oltre al resto, per cui certe cose dovrebbe sapere bene, questo è il dato, ditelo a chiunque. Non abbiate paura, perché questi sono dati ufficiali dell'Istat. Non invento niente, non so inventare, non sono uno scienziato. Però so leggere, per fortuna. E da 24.000 morti, 24.000, a me mi si accappano la pelle quando ci penso, 24.000 morti in 50 anni senza nessun vaccino, si è passati a 13. Mi si deve spiegare perché, io l'ho detto in parte, ma ce ne sono tante altre di cose. E qui torniamo al discorso iniziale, l'importanza dell'ambiente e dell'ambiente individuale. Capite? Cioè questo punto è lo stesso discorso, può essere fatto per tutte le malattie infettive. E proprio per rifarmi a quello che diceva Pregliasco prima, l'unica malattia infettiva che ancora oggi colpisce migliaia di persone, sono 2.300, e uccide ogni anno centinaia di persone, no? Il vaccino non è obbligatorio, ed è l'antitubercolare, di cui non si parla, ma la tubercolosi, ma sapete quanti geni della medicina, della scienza, della musica sono morti di tubercolosi? Ma sapete, perfino figli di reali, i reali di Francia, il re di Francia, tutto perché aveva voluto che gli portassero a letto una notizia, lasciamo perdere, che non aveva superato tutte quelle barriere che gli mettevano intorno, perché il re di Francia era protetto bene e si è ammalato pure lui. Cioè, allora, rendiamoci conto, sono le altre, le cose che difendono i nostri figli, ma che difendono anche noi stessi, perché questi sono dati inoppugnabili. Io chiedo un'ultima cosa su questo discorso di Dario da igienista, cioè i dati epidemiologici e lo studio virologico di questo dato dal 1901 al 1951, in cui la vaccinazione non c'era, che spiegazione possono avere rispetto a uno studio, ripeto, sulle cose che ci sono succedute in 50 anni? No, allora, come sempre Dario enfatizza e puntualizza elementi per inculcare, come dire, la paura o la cosa di siamo d'accordo. È sempre giurato rispetto ai primi incontri dove dicevi vaccino sì, e cioè, ultimamente anche oggi sei molto, diciamo, andato in una negatività, ormai mi sembra molto più acclarata di qualche tempo fa, no? Almeno come approccio. Se me lo dicesse un altro sarei costretto a saltarmi addosso, non so, e allora probabilmente qualcuno con le foto qui subito sarà pure. Cerchiamo di chiarire prima questo discorso. L'anno scorso sono stati segnalati 2.526 casi di morbillo in Italia con 8 morti, quindi il problema è che non è tantissimo, è qualcosa che si potrebbe evitare. Il problema è che se c'è un approccio di negatività e di dubbio rispetto all'opportunità di eseguire questa vaccinazione, uno dice sconto questo rischio. E quindi è un fatto di valutazione che a mio avviso però diventa una valutazione passionale, e quindi di dire tutto sommato 8 morti sono tollerabili nella popolazione. Vediamo quanti sono gli incidenti stradali, saranno circa 4-5.000 persone che decedono ogni anno, quindi percentualmente no, però il problema è dire c'è una convenienza alla vaccinazione, no, non mi fido, e quindi subisco questo. Il vaccino antitubercolare effettivamente è un problema, ad oggi la sua efficacia, è ancora il vaccino Tamiflu, non è entusiasmante ed è meglio non usarlo.
piuttosto che invece utilizzare la profilassi, l'esecuzione dei test di Mantoux e l'eventuale profilassi antibiotica in caso di esposizione. Di sicuro condivido con Dario il fatto che il miglioramento delle condizioni di vita hanno migliorato le cose. La tubercolosi è vero, dei 5.000 casi che ci sono ogni anno, la metà sono in italiani e la metà in extracomunitari. Gli italiani sono soggetti con immunodepressione, con tumori oncologici che gli riducono le difese immunitarie e quindi sono soggetti molto fragili. Vero che il resto sono extracomunitari, ma la quota principale dei soggetti con tubercolosi extracomunitari sono in realtà in Italia da più di 5 anni, quindi vivono in condizioni ambientali che erano quelle della situazione in cui la tubercolosi era una malattia sociale e colpiva tutti, compreso il re di Francia, proprio per la peculiarità di una malattia che si ha vivendo in ambienti come questi, affollati, mangiando male, non avendo aerazione, scambio d'aria e quant'altro. Il problema per morbillo e le altre patologie è che appunto la trasmissione, la velocità di trasmissione non si riesce a ridurre, sicuramente muoiono molto meno persone qui Italia rispetto a quello che è il disastro del morbillo in paesi in via di sviluppo del Corno d'Africa, dove il morbillo che si acquisisce in un'età ancora più anticipata e che in contesti sociali dove l'assistenza ai bimbi è ancora ridotta, lì niente è ancora qui. Il punto è quello di valutare rischio-beneficio e il dato statistico, il dato studiato, oggettivato dagli studi scientifici, dimostra l'utilità in questo contesto e la necessità di ridurre per quanto possibile la diffusione nel tentativo di arrivare, come è successo per la polio, non ancora all'eradicazione ma all'eliminazione. Anche qui il vaccino non fa pubblicità a se stesso, mentre il farmaco che noi abbiamo assunto dopo aver avuto un mal di testa, e ci va bene perché la scommessa sugli eventi avversi positiva, nel senso che la parte delle volte stiamo bene, lo diremo di usare alla zia Giulia, lo riuseremo noi e quindi avremo come approccio terapeutico un vantaggio. Il vaccino invece è anche, come dire, riduce quello che era il disastro e la percezione di paura che poteva esserci. La poliomielite, ancora alla generazione precedente alla mia, che sono sessantenne, aveva, ancora adesso ho degli amici con la poliomielite, quindi quando è stato nella fine degli anni 50 la disponibilità del vaccino, tutte le mamme andavano a fare la vaccinazione antipolio semi, con i problemi della vaccinazione semi, perché vedevano, no, la paralisi placide in modo diffuso e oggi è più difficile, mi rendo conto, per una mamma, per un genitore che si approccia adesso, verificare questo rischio che oggettivamente non c'è in Italia ma che c'è in alcune parti del mondo e verso il quale dobbiamo mantenere una barriera per evitare una ridiffusione anche nel nostro territorio. Mi dispiace, ma non posso accettare, non sono uno che faccia botte, però almeno le cose devo dire, insomma, perché mi è stato tirato fuori, ma giustamente, perché avremo 10.000 cose da parlare, delle malattie infettive del terzo mondo. Giustamente il dottor Prelliasco dice, là muoiono i bambini come le mosche, è tragico, e muoiono molto prima. Ma pensiamo, là le mamme sicuramente sono state vaccinate, perché chi è che manda i vaccini? Tra tutti ci sono enti benefici, eccetera, eccetera. Queste, ma e qui è un punto fondamentale, dato che poi stasera finiamo per parlare quasi solo di morbillo, ma io sono veramente arrabbiato, di solito uso una parola più pesante, ma comunque, perché due delle mie nipoti non sono riuscite a tutt'oggi a farsi il morbillo. E sono bambine, diventeranno donne. Se si fanno il morbillo adesso, quando saranno donne, col loro latte tuteleranno la salute dei loro bambini. Ecco perché in Africa i bambini si prendono il morbillo prima e muoiono,
diciamo, che queste cose riguardano l'Africa, non l'Italia. E allora riflettiamo anche su queste cose. È importantissimo che, visto che il morbillo non uccide più nessuno, e qui dico l'affermazione, oggi da te mi dispiace, insomma, porco cane, questi qua, no, ma veramente questi 8 morti di morbillo sono bambini che avevano tutt'altre cose, e il morbillo è stata la goccia che li ha fatti morire comunque, ed è tragico. Io sono per salvarli anche quei bambini, ma non li salvi col vaccino. Per cui sono balle gli 8. Ma entriamo invece nel 2005, che mi hai detto tu. Anche su questo, il morbillo ha un andamento ciclico, non ho, perdetemi sulla parola, ha un andamento ogni 5 anni. Era l'anno del morbillo. La ministra, se non lo sapeva, ma doveva saperlo. Ma chi l'ha stimolato lo sapeva benissimo. Era l'anno del morbillo, perché se guardate solo il 16, il 15, ma erano stati pochissimi casi. I morti, vi dico, non sono morti di morbillo, anche se la diagnosi finale è stata morbillo, perché faceva comodo scrivere morto di morbillo, e questo lo capisce chiunque. Ma pensiamo un attimo, nel 1981 c'è stata un'epidemia di morbillo con 83.000 casi. 83.000 casi. E non è successo. Le scuole erano quasi chiuse, evidentemente. No, ma riflettiamo su queste cose. Questi sono i dati, non i dati dei 2.500 del morbillo. Per fortuna dei miei nipoti, 3 si sono già fatti il morbillo. E sono tranquillo, ma proprio questa vaccinazione di massa mi impedisce di far fare il morbillo agli altri 4, porco cane, e soprattutto alle bambine. No, ma capite, riflettiamo su queste cose, cioè, se no veramente finisce che ci diamo dei dati che non hanno molto significato. Adesso il Corriere della Sera, non più tardi di una settimana fa, è uscito con il pensare. Perché poi anche lì bisognerebbe leggerli i giornali, ma leggerli col cervello, non solo con gli occhi. Dice, 1.000 morti di morbillo in Madagascar. Non so se qualcuno l'ha letto, io l'ho letto, anche se non compro più il giornale, lo vengo a fare, basta. Ma comunque, 1.000 morti di morbillo perché i loro genitori non avevano i 13,5 euro. Che costa, ma vi rendete conto? Con tutti i soldi che buttano via per l'Africa, eccetera, eccetera, dare la colpa a questi poveretti di genitori che 13,5 euro li guadagnano in un mese, a non aver speso il salario di un mese per comprare il vaccino al morbillo. No, ma io mi sono sentito profondamente colpevole, perché glieli darei io, se potessi avere, da vaccinare i bambini. Su questo permettetemi una riflessione. Io credo che qui, su questo tema che ha accennato Dario, il problema non sia vaccinazioni sì o vaccinazione no, sia un problema di chi mantiene nella povertà il terzo mondo. E questa è la responsabilità principale, perché certamente 13 dollari, sai, questo problema c'è in giro per tutto il mondo per i nuovi farmaci anti-epatite C, che hanno dei costi elevatissimi, e noi siamo alle soglie, scusate per questa digressione, degli antitumorali che entro la fine del 19 saranno sul mercato, e che anziché costare 62-82 mila dollari, adesso non mi ricordo in America, per 12 settimane di terapia con il sofoco, l'epatite C costeranno 5, 6, 7, 10 volte di più. Allora, io credo che da un lato ci sia un atteggiamento sicuramente che è il risultato di fatto dell'essere mai morto il colonialismo nel terzo mondo. Questo è evidente. E questo si porta dietro tutte le possibilità. Allora, il mio dubbio è, nel terzo mondo, dove c'è questa situazione? C'è da un lato un problema che le organizzazioni mondiali, lì forse sì,
dovrebbero fornire gratuitamente i vaccini, perché se le madri non hanno di che mangiare, gli immunologi mi hanno insegnato, tu correggimi se sbaglio, non hanno la possibilità di produrre il latte, non hanno la possibilità di allattare i figli, non trasmettono fino ai 6 mesi gli anticorpi che normalmente noi tutti riceviamo dalle nostre madri. Diciamo che ancora adesso sta tornando un ritorno alla vaccina, all'allattamento lungo, insomma. Comunque si consiglia. Allora, questi... corpi. Allora, ma in quei casi la vaccinazione sarebbe, secondo logica, l'intervento giusto da fare nel terzo mondo, visto che tu hai condizioni economiche, questo che voglio capire lì. Allora però posso dire, questo lo dico in tutta franchezza, volete far cadere la mortalità da morbillo nel terzo mondo? Ma certo, li vaccinate. Però poi avrete una mortalità altissima da fame e da altre malattie. Ebola insegna. No, no, ma infatti, adesso non entriamo nell'ebola perché se no non finiamo più. Ma comunque, no, capite, non moriranno più magari di morbillo, ma muoiono di fame. Allora dove sta il vantaggio? No, scusate, allora va fatto un intervento globale. Oggi i giovani, per fortuna, erano in piazza, io spero che intervengano, perché noi abbiamo un ministro degli interni che ha preso in giro i migranti climatici. Prendiamoci conto, queste sono proprio le vergogne, no? Sarebbe come se un milanese andasse in montagna e il migrante climatico, no? Capite? Ma veramente, queste sono le vergogne di un ministro che dice anche di essere addirittura favorevole all'abrogazione della legge. Pensate voi, lo dice solo perché non è lui il ministro della sanità. E queste sono le vergogne di questo paese che vanno dette, e la gente ha capito benissimo, però ha capito benissimo che questi due partiti li hanno imbrogliati. Scusate la divagazione. Allora io credo e ringrazio sia Dario che Francesco per le modalità con cui hanno espresso, pur nel contrasto delle posizioni, degli spunti che io reputo molto interessanti. Quindi io credo che adesso sia il momento per cui il pubblico che ha domande da fare, le proposte da fare, si prenoti e visto che abbiamo il tempo. Sì. C'è un microfono. No, sì, microfono. Buonasera, io direi, se ci sono molti interventi, facciamo degli interventi di 5 minuti perché abbiamo un po' di mani alzate, anche meno, 3 minuti. No, c'è una mamma in realtà non voglio fare una mamma informata su TH1, faccio delle domande perché voglio veramente sapere. Volevo capire, se io firmo un consenso informato, il mio problema è sapere veramente cosa posso rischiare, quindi volevo sapere la differenza tra farmacovigilanza attiva e passiva, cioè realmente i dati poi su questi eventi avversi sono come sono raccolti e anche a monte come sono sperimentati i vaccini per essere poi sicuri che quali sono questi eventi avversi che possono accadere e in che misura, e se questo viene effettivamente comunicato poi ai genitori quando lo fanno. L'altra domanda è perché, per esempio, io sono andata a fare il recupero vaccinale e le ragazzine ormai quasi adulti, 15-17 anni, non mi è stato detto che è possibile comunque fare dei test anticorpali. Mi è stato detto che non ci sono laboratori che vengono riconosciuti solo alcuni laboratori. E quindi dico, a 17 anni magari valeva la pena di verificare se per alcune malattie c'erano. Terza domanda è perché, se un bambino ha già avuto reazioni, e io ho amiche che hanno avuto bambini con reazioni, gli viene proposta una vaccinazione in ospedale, quindi si sa che c'è un rischio e la tutela che è offerta è l'ospedale, non dire ok, sospendo perché non ho un'urgenza epidemiologica così forte da dover rischiare addirittura una rianimazione. Basta, no, ci sono le domande. Allora, la prima è la sua farmacovigilanza. Cioè, la farmacovigilanza,
vigilanza passiva, e quindi come effettivamente voi valutate gli eventi avversi possibili, come li avete sperimentati a monte peraltro, e poi come li verificate sul campo. Allora, bisogna leggere il protocollo appunto dell'AI, che è il documento dell'AIFAS, andare a vedere effetti collaterali, eventi avversi, cioè proprio il 2017 l'ultimo disponibile. Ovviamente la farmacovigilanza andrebbe migliorata, lo accennavo prima, in un'ottica di responsabilità maggiore da parte dei medici, operatori sanitari sull'aspetto farmaci e in generale, dispositivi medici e sicuramente anche vaccini. Non a caso ho accennato che se andate a vedere queste statistiche vedono che negli ultimi 3 anni c'è stato un incremento numerico importante, quindi c'è stata una maggiore sensibilità e un aumento delle segnalazioni, in particolare percentualmente delle segnalazioni comunque non gravi del vaccino. Tutto ciò che il medico, il cittadino, il farmacista vuole segnalare come dire evento ritenuto avverso cronologicamente correlato viene segnalato e c'è una modalità di valutazione sulla base dei dati dei trial clinici, delle percentuali di probabilità di evento, una correlazione ed eventualmente nelle situazioni non conosciute per reazioni avverse rare, che poi sono quelle che si vogliono cercare nella cosiddetta fase 4, tutte le fasi di produzione, cioè la messa in commercio di farmaci e vaccini seguono uno schema pre-registrativo in 3 fasi in cui si aumenta il numero di soggetti sottoposti alla sperimentazione, alla valutazione, e poi questa fase successiva, la fase 4, perché appunto eventi rari non è detto che si possano individuare, ancorché la quota di numero di vaccinati o comunque di persone sottoposte a terapia oggi come oggi sono veramente imponenti come numero di casi. Quindi ogni evento viene valutato singolarmente e viene giudicato attraverso un criterio che ha una sua correlazione. È chiaro che appunto l'intensità, l'attenzione, come per esempio c'era stata quando c'è stato il vaccino pandemico con solo 1 milione di soggetti vaccinati, dove lì c'è stata un'azione sistematica che ci ha permesso di individuare e di raccogliere informazioni sugli eventi avversi, che però non si sono discostati veramente più di tanto in termini numerici rispetto a quello che è l'andamento complessivo, quindi anche in una situazione in quel caso particolarmente di sorveglianza. Davvero. Il fatto delle vaccinazioni in ambiente protetto evidenziano uno scrupolo rispetto alla possibilità di eventi avversi gravi nel breve periodo, che possono esserci ma con probabilità assolutamente irrisolte. Il punto, come sempre, è quello della perdita della percezione o della disvalutazione, come fa Dario per esempio, del danno da morbillo e degli effetti pesanti che questo può avere al di là della mortalità, ma della sofferenza, delle ospedalizzazioni. E quindi viene invece enfatizzato l'elemento delle negatività, anche qui amplificate in termini quantitativi, ma quello che potete leggere ed è pubblico non solo in Italia, ma a livello europeo all'SDC, i dati del Center Disease Control americano, sono con un sistema di sorveglianza ancora più organizzato del nostro, danno valori che sono comparabili e sono oggettivamente un rischio-beneficio che a mio avviso è quello che poi ha dato le disposizioni di legge, ma anche per l'utilità e quella che è la mia raccomandazione. Sulla farmacovigilanza avrei da dire anche io. Cioè, perché poi mi dispiace avere sempre questa posizione, ma io faccio dei dati di fatto indiscutibili, per cui io non so nemmeno come si possa portare avanti questo discorso. Allora, la regione in Italia che ha la migliore farmacovigilanza è il Veneto. Benissimo. Allora, uno dei casi, a me non piace parlare di morti, ma uno dei casi di bambini morti dopo la vaccinazione antimorbillo è quello del piccolo Emiliano, non
non dico il cognome ovviamente, anche se potrei, purtroppo non viene morto, è il piccolo Emiliano di Padova. Bene, con una fatica enorme, ma trovando per delle condizioni favorevoli un medico legale che era disponibile, che per fortuna ha fatto congelare i reperti di sto bambino, scusate l'argomento, ma bene, per una serie di circostanze assolutamente favorevoli, sono riuscito a dimostrare in modo inequivocabile che il morbillo, il vaccino antimorbillo che gli era stato fatto, era stato una delle cause, in effetti in medicina legale si chiama concausa, e per la medicina legale una concausa equivale a una causa, questo tanto per dire, no? Bene, ho potuto dimostrare inequivocabilmente, pensate, la magistratura ha tolto al suo medico legale l'incarico perché dicevano, ma il dottor medico è un furbone, l'ha saputo con dir via, e l'ha dato a un luminare, allora aveva la mia età, per cui, però favorevolissimo alle vaccinazioni, il professor Bengiolini. No? Bene, quando sono andato in contrasto con il professor Bengiolini per concludere la cosa con lui, mi ha detto, medico, io sono favorevolissimo alle vaccinazioni, però questo bambino è morto per il vaccino. Detto da Bengiolini, nessuno più ha avuto. Naturalmente i giornali si sono spesi ampiamente, perché è un caso su miliardi, insomma, capite? Cioè, certo, però è l'unico che ho visto io, caso di morte dopo vaccinazione antimorbillo, però dove ho ottenuto le condizioni per fare la ricerca. Immaginarsi tutte le altre dove io non vengo nemmeno interpellato, a parte il piccolo particolare che ha una vergogna. Un bambino morto, credo, 2 mesi fa soltanto, a Biella, all'autopsia non sono potuto andare perché avevo un'altra CTU a Treviso, mi sembra, ma comunque, e ci hanno mandato un altro. Bene, i campioni erano stati conservati in formaldeide. Quando io da anni dico che conservarli in formaldeide non trovo più nessun virus. Capite? Allora, scusa. Pregliasco proprio da collega, ma è vero, cioè non è linea guida, muore un bambino che è stato vaccinato, linea guida dovrebbero dire non si fa più, non si mette più in formaldeide, ma si congela, che poi sarebbe anche la cosa più semplice. No, e in più sapete, purtroppo io non sono potuto andare perché ne mangio ancora le mani, ma l'altra questione era importantissima a sua volta. Pensate, hanno detto che è morto di broncopolmonite. Quando qualunque anatomopatologo sa che dopo la morte si formano dei focolai di broncopolmonite perché cadono immediatamente le difese immunitarie del bambino. Ora, non so, perché finora non ho potuto leggere la relazione, ma vi dico, io per quello sono disgustato. Siamo in un paese del quale purtroppo sono costretto a vergognarmi. La mia speranza sta nei giovani che oggi sono in piazza, perché era la mia delusione, detto francamente. Il mio nipote più grande, che oggi è andato in piazza, mi ha fatto un grosso regalo. Grazie. Qualche altra domanda? Sì. Signore, poi la signora. Arriva o no? Ma c'è anche questo microfono. Sono un giornalista investigativo da 45 anni, studio i vaccini. Al signor Pregliasco, che ha detto per circa 30 volte la parola scientifico, vorrei chiedere come mai non va a scoprire i 2500 studi che io ho scaricato dai database scientifici mondiali che spiegano il collegamento non solo con l'autismo, ma con l'immunodepressione da vaccino, con le paralisi da vaccino, con le mieliti, con le distrofie, con le sclerosi, con le leucemie, con i cancri. Oggi ho pronto l'esposto e prima di quest'estate.
d'estate lo finisco, lo presento qui a Milano, e citerò anche il signor Pregliasco e Burioni a venire a dimostrare che gli studi sono falsi. C'è da ridere. Altra cosa, signor Pregliasco, lei non è aggiornato, ma su Clinical, vi dico il nome esatto, Infectious Disease, hanno pubblicato un recente studio col quale dimostrano che il morbillo è propagato dal vaccino di morbillo. Vanno in giro i vaccinati a propagandare, a distribuire e a regalare il morbillo. Questo vale per la pertosse, questo vale per tutte le altre malattie cosiddette infettive. Si devono aggiornare questi signori che parlano di scienza di città. Non andare in giro a fare le chiacchiere come sta facendo stasera lei e come ha fatto l'altra volta quando ho incontrato lei al film Vaxed, dove c'era anche il dottor Backfield. Lei mi ha detto, vediamo di istituire una commissione che indaghi sul contenuto dei vaccini. Gli ho detto, io sono pronto a venire perché li ho analizzati anch'io, mica solo il Corbelva o il Stefano Montanari, per non sbagliare. Ecco, gli ho scritto diverse mail sollecitando l'incontro. Lo incontro adesso, non ha ancora risposto, sono passati 2 anni. Qui abbiamo una sanità gestita da personaggi che non hanno nessuna capacità scientifica né medica per parlare di vaccini. Sono degli emeriti ignoranti. E qui lo dico anche a tutti. La parola ignorante la usa per il signor Pagliasco. Mi denunci, andiamo in tribunale. Adesso vi faccio una domanda scientifica. Dove stanno gli studi? Dove stanno gli studi che dimostrano che l'effetto gregge è un effetto clinicamente controllato? Non esistono, è una balla inventata dai medici vaccinatori. Non esiste nessun effetto gregge, come non esiste nessun virus che va in giro a spasso detto selvatico. Non esiste uno studio che abbia dimostrato il luogo, il dove e il come sono stati trovati i virus selvatici. Li ho chiesti personalmente ai ricercatori di tutto il mondo e mi hanno ammesso che non esistono. Qui viviamo in un mondo di bugie. La sanità è in mano alla delinquenza, alla criminalità organizzata di Big Pharma e tutta la filiera, fino dal ministro, fino giù ai medici vaccinatori, sono dei criminali. Mi denuncio, io sono contrario alle denunce, sono sempre in tribunale. Ma non glielo spido. C'è anche un'altra domanda. Io una precisazione, perché non c'è dubbio che il morbillo può essere benissimo anche provocato dal vaccino, perché è un vaccino vivo, cioè non è una cosa strana, si tratta di un virus vivo attenuato e per cui in alcuni casi può rinfluenzarsi, cioè questo è noto alla scienza. Però un bambino sano non deve aver paura di un virus attenuato, e tanto più un bambino che si è fatto il morbillo, che per cui ha un'immunità totale. C'erano però alcune altre cose che non avevamo ancora risposto alla signora di prima. Il test anticorpale effettivamente non è facile provarli dal punto di vista di questo, non è una mia colpa, ma mi fanno dappertutto. Ma scusate, avete mai sentito parlare del rubeo test? Ma è un test anticorpale. Ma guardate, allora siamo nel 2019, no? Ora, se non siamo ancora in grado di fare dei test anticorpali, veramente ci sarebbe da spararsi. Sì, ci sono. Come? No, i laboratori ci sono, i numeri.
Come va per dire che si spazio dove ho lavorato per anno mi fanno tranquillamente. Cioè, ma tanto per dire, no? Ma io ho vinto una causa ancora 20 anni fa per un bambino non vaccinato contro il tetano, non la voglio fare lunga. Con la mia massima sorpresa, a un certo punto, non sapendo più cosa sostenere, ho detto facciamogli almeno il test anticorpale. E il consulente del giudice mi dice, ma come? No, dico, in America ci sono, parlo di 15 anni fa, adesso si fanno da noi, il tetan test è una roba tranquillissima. Bene, allora, 15 anni fa, arrivò sto kit dall'America con costi notevoli, ma il giudice voleva assolutamente, almeno sull'antitetanica, vaccinare questo bambino. È venuto fuori, ormai erano passati anni, la giustizia va avanti dopo anni e anni, aveva 6 anni, era immune, immune naturalmente, capite? Cioè, per cui veramente il test bisogna andare un po' a cercare come si trova. Si fa. La terza, c'era una terza domanda o la parola? Sì. Sì, lei c'è. Vabbè, non pensavo di arrivare così davanti. Allora, sono una psicologa, lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale, faccio la psicologa in USEF, nell'ambito della mia professione ho fatto anche molta formazione ai miei colleghi di professionali diversi sulla comunicazione. Vorrei provare a spostare un attimo il focus di questo dibattito, che se no, come dire, non ci cambiamo le gambe, e vorrei chiedere una cosa che mi domando dall'inizio di tutta questa bagarre, che per certi versi mi ha colto molto di sorpresa. Non so se questo è un sentimento che è stato condiviso anche in ambito medico, anche in ambito politico, non so, in un paese dove comunque non c'era la copertura vaccinale, non c'erano tutti questi vaccini obbligatori, ma la maggioranza dei genitori vaccinava i figli pagando anche di tasca propria alcuni vaccini che non erano obbligatori, perché papillomavirus che mi sono pagato anch'io per mia figlia, e costava quel che costava, la meningite. Cioè, questo non è un paese contro le vaccinazioni, perché senza che si dicesse nulla la maggioranza dei genitori vaccinava i bambini. Quindi non mi aspettavo, diciamo, questa bagarre, questo arretramento del dibattito, e la domanda che faccio è questa: ma c'è qualcuno che si sta chiedendo se ci sono state delle strategie comunicative che non sono andate bene? Cioè, qualcuno si sta interrogando, o possiamo noi interrogarci in generale, se c'è un problema di comunicazione da parte nostra? Io mi metto dentro al personale sanitario, insomma, che con la gente ha il dovere di parlare, non di andare dietro, perché io non sono contro i vaccini, ma nel mio lavoro, fa parte del mio lavoro, anche una quota pedagogica in cui io su alcune cose, i miei pazienti mi dicono anche cose che io trovo assurde. Glielo dico che sono assurde, non gli dico sei un pirla, però. Gli dico, sono assurde, ti spiego perché, poi tu, cioè, ci ragioniamo oggi, e non so come dire, fa parte del nostro lavoro anche spiegare delle cose, trovare un linguaggio, non imporre non è tanto, come dire, perché poi noi abbiamo un modo delle procedure che sono quelle, anche noi ti vanno bene, non so come dire, non ti vanno bene, non lo so, io mi sto interrogando tantissimo su questa cosa, e mi chiedo se qualcuno se ne sta chiedendo. Allora, dico solo questo, poi non voglio dilungarmi neanche io, ma io, che una frase che ripeto, io lavoro in un set, una delle cose che ripeto più spesso ai miei pazienti è: guardi che nei paesi democratici la cura obbligatoria non esiste, è una delle frasi che dico più spesso. Mi chiedo che impatto può aver avuto in una cultura che ha lottato per, pensate alla tossicodipendenza, qualcuno diceva che le cure obbligatorie erano giuste, è stata una battaglia di democrazia dire che non, no, eccetera eccetera. Non lo so se cioè, può aver avuto anche un impatto rispetto ad un certo tipo di cultura, forse 10 erano troppi, forse le strategie comunicative, non so, io credo che per il futuro
forse qualcuno si deve interrogare, perché la Lorenzin, io non esprimo un giudizio, ma se ripenso a Fertility Day, un'altra sua campagna comunicativa che era fatta dire con i piedi, e voglio dire, era assurda nei contenuti, era orrenda nelle forme, cioè, ma qualcuno che si occupi forse un problema di un ufficio stampa, di chi si occupa delle comunicazioni con l'esterno, di chi si occupa della formazione, di chi parla con la gente. Secondo me tutta questa faccenda potrebbe aiutarci a focalizzare questo tipo di problematiche. Grazie per l'invito. Ti ho ascoltato. Ma sicuramente concordo con la collega rispetto alla difficoltà e all'elemento secondo me ci deve essere il superamento dell'obbligatorietà, ho detto all'inizio che è qualcosa che va contro agli elementi in generale. È chiaro che però lo ritengo una medicina amara e lo ritengo utile, oggi credo anche il ministro Grillo, tutto sommato provenendo da un partito che aveva fatto un po' questa battaglia contro la legge, si sta ponendo, mi pare, in modo, come dire, di continuazione, di revisione, di discussione su temi senza esagerare, anzi è stata un po' superata dal collega ministro degli interni Salvini, che coglie sempre l'occasione per far parlare di sé e rilanciare l'aspetto, il dubbio delle negatività del vaccino, quindi spiazzando rispetto a una difficoltà che so che ha anche rispetto ai suoi, come dire, lettori ritengono un po' che abbia tradito quelli che erano gli elementi di del Movimento 5 Stelle. È chiaro che la popolazione, lo diceva prima, la vaccinazione ha un elevatissimo comunque quota di percentuale di persone che si vaccinano, c'è una percentuale che si può immaginare dell'1%, come Gian Paul Manoli, che conosco da tempo, che avete sentito anche come si pone, non è che facilita quello che può essere una discussione, perché ritiene appunto solo in ambito scientifico si devono fare una, come dire, una chiusura totale e una, come dire, aperto al dibattito scientifico, non con la modalità e con le offese che anche in questa occasione o anche sui social continua a evidenziare, quindi dico, credo si commenti da sé, per quello che ritengo non sia necessario, come dire, contro direzioni a quanto ha detto, ma davvero l'elemento a mio avviso è questo: lo Stato, chi era governo a suo tempo, ha ritenuto che fosse una priorità questa di rilanciare le vaccinazioni, lo ha fatto in un modo antipatico, in un modo in cui, appunto, essendo qualcosa che ha una valenza politica nell'applicazione, contrapposto in modo, eccessivo rispetto a una minoranza di popolazione che è contraria e che comunque ha fatto rumore, poi ci siamo andati a finire sulle trasmissioni televisive e abbiamo in quel caso anche, ricordo e mi scuso ancora, anche litigato con Dario in una situazione, perché qui, no, nell'ambito della comunicazione c'è lo show e c'è la voglia di arrivare a portarti al confronto brutale, no? Negative, perché i tempi televisivi sono limitati e l'approccio è quello. Per cui davvero l'elemento, c'è una quota, no? Le stime che abbiamo fatto è la gran parte delle persone che si vaccinano, 1% di persone come noi e altri, che sono, diciamo, come dire, convinti e sicuramente impermeabili a questo punto della discussione, un 10-15% di popolazione che ha dei dubbi e che sicuramente mi rendo conto che vive con difficoltà, soprattutto perché questa quota di persone sono persone che hanno magari una maggiore attenzione alla propria salute, un maggior livello culturale, si informano e verificano che in qualche caso ci sono stati dei riscontri di correlazione fra autismo e alcune vaccinazioni riconosciute a livello giuridico, e quindi, voglio dire, tutto questo crea diffusione, ci sono opinioni diverse anche, diciamo, rispetto a quelle di Dario, ma anche di altri medici che magari con meno enfasi e con minore negatività sono comunque dubbiosi, quindi davvero su questo argomento c'è la necessità di un approfondimento
anche su quegli argomenti che Manoli ha detto che ci sono, che ho riscontrato nella bibliografia e nella pubblicistica scientifica. Mi mando domani. Probabilmente li leggo davvero, perché sono sempre importante leggere, incontrare, andare in situazioni appunto di confronto per cercare di comprendere questo. Dal punto di vista istituzionale, io ritengo che le considerazioni e i dati ad oggi suggeriscono questa applicazione su ampio raggio e ci tolgono una quota parte. Non basta questo, ci vuole sicuramente qualcosa su altre ulteriori emergenze del futuro, perché oggi, come tutti sappiamo, che il nostro sistema sanitario nazionale, che è facilitante perché ci garantisce cure gratuite per tutti, poi ci sono problemi di diseguaglianza nord-sud, però il 30% della popolazione anziana in qualche modo assorbe il 70% delle risorse, quindi gli aspetti della prevenzione, che sono quelli di poter garantire a tutti una qualità di vita, alimentazione corretta, ma anche uno stile di vita adeguato, quindi attività fisica adattata, non fumo, non alcol, un'alimentazione corretta, è la scommessa del futuro. E quindi gli aspetti comunicativi, che non sono poi solo quelli brutali dell'informazione come dire sanitaria. Io combatto con i miei figli che fumano, nonostante che siano contro assolutamente questa cosa, ma nonostante fargli vedere le radiografie dei tumori del polmone che le sigarette causano, non si riesce a far cambiare l'opinione, perché ci vuole un lavoro educativo e di comunicazione che deve essere più attento e convincente rispetto a uno stile di vita che venga percepito come positivo. Questo è sicuramente una scommessa sul futuro, ma anche sulla scienza. Io brevemente volevo dire una cosa alla signora psicologa prima che ha detto, perché il mestiere, anche se andato in pensione dopo aver lavorato 38 anni in un'ambulanza di struttura pubblica, faccio il formatore. E devo dire questo, che mentre fino a 10 anni fa nella città di Milano, prima e poi fuori, era molto diffusa il discorso, e ho fatto dei corsi sulla comunicazione del rischio, sulla comunicazione medico-paziente, ed erano all'interno dei programmi del piano formativo aziendale, il PAF. Oggi questi corsi non vengono più fatti, si fanno esclusivamente i corsi imposti dal decreto legislativo 81 del 2008 perché previsti per legge, ma tutti i corsi che riguardano lo sviluppo delle capacità, perché di questo si tratta, che sono fondamentali nella medicina di oggi, non vengono più fatti, o pochissimi, perché si vede come costi e quindi si dice no, faccia solo quello che la legge mi impone. Fermo è stato che il problema del consenso informato di cui si è parlato rilancia molto questa questione, perché ci sono sentenze della Corte di Cassazione che hanno condannato medici, perché ormai è acclarato che non basta, quando noi andiamo a fare un intervento, mettere le crocette sotto il foglio che ci portano a firmarlo, ma la Cassazione ha detto che questo innanzitutto deve essere fatto prima, quando si fanno gli esami di pre-ricovero e non il giorno del ricovero. Secondo, che non è condizione necessaria ma non sufficiente, il medico deve indagare verbalmente che la persona abbia chiaramente capito le controindicazioni e i rischi e le abbia accettato. Tant'è vero che in alcune cartelle cliniche adesso si fa mettere la firma da parte del paziente dopo un colloquio, che ha avuto un colloquio eccetera, il paziente ha capito e dà la sua approvazione. Questo lo dico perché questo problema della comunicazione non riguarda solamente i vaccini, ma riguarda tutto l'aspetto delle pratiche sanitarie, dal medico all'infermiera, allo psicologo, eccetera. E su questo c'è stata una caduta formativa che io giudico veramente grave. Scusate la parentesi, mi sembrava doveroso dirlo. Eccoci. Allora, io premetto che sono assolutamente ignorante di comunicazione, qui lo dico come linea personale. Ignorante nel senso che ignoro, in questo senso, no? Tanto che io sono fuori dai social, mi dicono che sono fortunato, quindi io continuerò a essere fuori dai social.
il punto è un altro. Guardate che la ministra è stata consigliata benissimo dalle ditte farmaceutiche, capite? Perché guardate che la gente in gran parte ha paura. Quanti sono quei genitori che hanno livelli di coscienza talmente elevati da, e anche economici, da tenersi a casa il bambino che non può andare al nido? Perché è questa la vergogna di questa legge. Ma no, e poi ci vengono a dire che stanno salendo le percentuali dei vaccinati. Ma lo credo, è incredibile che riusciamo a tenere così come teniamo. E questo ha capito benissimo, perché se andavano alla discussione, a me, se non fosse per serate come questa sera, se non fosse per quelli che già la pensano come me, che mi chiamano per andare a parlare, se non fosse grazie ai giornali che scrivono il guru della medicina e che per cui fa venire gente che non mi avrebbe mai nemmeno sentito, e alla fine si apre gli orizzonti. Perché guardate che io il discorso delle vaccinazioni lo faccio da 30 anni, forse di più, capite? E credo in fondo di aver seminato bene, perché io cerco anche di non parlare solo delle vaccinazioni, come stasera ho cercato di non parlare, perché le vaccinazioni sono un atto veramente importante, ma pericolosissimo, la gente non lo sa, ma la gente ha paura che gli tengano a casa il bambino, e ha ragione, perché la gente deve andare a lavorare, purtroppo. Capito? È un ricatto. No, no, è un ricatto, certamente, ma questo l'ha capito chiunque, e con questo ricatto però hanno ottenuto un risultato eccezionale, perché se invece al contrario avessero detto benissimo, facciamo della corretta informazione, ma allora, io non so, un discorso sulle vaccinazioni dell'istituto non sono mai stato chiamato a parlare, mai chiamato a parlare. Una volta che sono andato, oltre al resto, alla scuola di polizia, no? Ma solo per andare a sentire cosa diceva Guglioni, perché non l'avevo mai sentito. Quando all'ingresso mi hanno detto, ma lei chi è? Io sono il dottor, sapete, polizia, è una caserma. Ah, attenda, chiamano, e probabilmente c'è il dottor medico. Che allora non voleva farmi entrare. Ma scusate, ma io ho ricevuto anche un invito, sapete quegli inviti? E gli ho fatto vedere, questi erano imbarazzatissimi, ma è divertentissimo, perché questi avevano il terrore di me, nonostante io, come avete sentito, ma io racconto delle cose ma tranquillissime, di assoluto buon senso, ma avevano il terrore. Mi sono seduto nelle ultime file dei poliziotti, no? E così chiacchierando durante il dibattito, ma ne ho convinti di più che le vaccinazioni sono un pericolo, che non si andava a parlare là, capite? Dove non mi hanno nemmeno invitato, per il resto. Per cui il discorso della comunicazione, secondo me, è importantissimo, e lo sa benissimo la ministra, e per quello non vuole comunicare. È la legge, in questo modo frega tutto, e più che la legge, vi dirò ancora di più, è la paura della legge. Pensate che mi telefonano mamme, no, che mi dicono, ah, mi mandano via la... stasera, adesso parlavo con una mamma, siamo su quei livelli, bambina di 12 anni che va alla media, e gli mandano a casa la lettera che deve assolutamente portare le vaccinazioni, come se poi la eliminano, cioè vuol dire proprio, è la paura. La paura della gente, pensate a quelli che hanno dei bambini piccoli e che non sanno come fare, e io dico ai genitori, organizzatevi. E dove si sono organizzati? Hanno messo in piedi dei micro-niti meravigliosi, ho visto a Vicenza, ma veramente, dove i bambini sono trattati veramente bene, perché sono trattati dalle loro mamme. Cioè, alla faccia della violenza che leggiamo sui giornali nei confronti dei bambini, no, che il tribunale ne trova un momento. Ecco, è questo il punto. E questa è la nostra forza. Secondo me,
veramente eccezionale quello che siamo riusciti a realizzare, perché riuscire a mantenere ancora questo 5% che non vaccina, ma secondo me è un successo tale, tale. Inoltre un pubblico come voi, che di fatto credo che ben pochi abbiano bambini piccoli, eppure siete venuti qui per essere informati, questo è quello che conta, capite? Perché sono il 95% dei bambini, ma quanti sono gli adulti che hanno capito? Capite? E che sono, non sono vaccinati. E che non sono vaccinati e che non si sono nemmeno vaccinati. Guardate che però che stiamo andando incontro a una legislazione pericolosissima, capite? Cioè, quelli che vanno a studiare all'estero, no, ma per esempio adesso devono essere vaccinati, quelli che fanno qualunque sport devono essere vaccinati. E questa è la fregatura, l'ideologia dell'obbligo. E guardate che questo è il primo passo verso la dittatura. Guardate, io sono stato criticato perché ho approvato quel manifesto di Trento in cui si metteva a fianco un bambino ebreo, e però per identificare un bambino ebreo devi mettergli la stella di Davide, se no non la puoi identificare, insomma. Ed è chiaro che... Scusate, ma noi siamo venuti a vedere un dibattito, non un comizio. No. Quindi se potete continuare col dibattito, bene. Ma sto rispondendo. No, sta rispondendo da 10 minuti. E la presidenza non mi ha tolto la parola. E questo è questa presidenza. Qui c'era un problema da fare dopo l'altro che era domani. Scusate, io credo che si era detto di lasciare il posto a chi doveva parlare, lo vedo tre mani alzate. Quattro. Signora, vai Roberto. Signora, vorrei anche che le risposte fossero date da entrambi i interlocutori, non certo. Sempre da solo da voi, per cortesia. Ci stiamo anche pagando. Non ho registrato sta roba perché no? Sempre ho risposto solo io. Eh sì, mi spiace, sì, così. Dunque, a me interessano gli aspetti anche politici di questa cosa, perché stiamo anche parlando molto di politica. Io credo che la politica debba avere come obiettivo quello della, vabbè, generale dello sviluppo armonico dei cittadini e delle cittadine, e anche quello della riduzione della sofferenza. La politica deve anche allocare risorse scarse. Adesso mi interessava come dato anche per poter collocare questo dibattito, questa tematica, il dato statistico sulle cause di mortalità in Italia generale. Cioè dovete capire se il discorso che stiamo facendo sta in basso o in alto rispetto alle cause di morte. Se uno mi chiedesse quali sono le cause di morte in Italia, io dico l'obesità, il fumo, queste cose qua. Mi piacerebbe che mi collocaste un po' questo tema rispetto a questo aspetto. Poi aggiungo, visto che c'è un amico che parlava di antifumo, io sono antifumo viscerale, micidiale, le segnalo una cosa meravigliosa, cioè, con l'inosibile si toglie la voglia di fumare, e ho una casistica di 60 persone inviate da un dottore che toglie questa cosa, e il 60-57 ha smesso, con un mio amico che ci ha andato comprando la sera per fumare sigarette, per cui sono qualche cosa. Credo che rispetto alle cause di morte, assolutamente, c'è una transizione epidemiologica che va di pari passo col miglioramento delle condizioni di vita ambientali e socio-economiche complessive. Quindi i paesi in via di sviluppo e noi nel secolo scorso, un secolo e mezzo fa, avevamo una prevalenza di patologie infettive, diarrea, tutte le forme gastroenteriche, le patologie tubercolosi, malaria e quant'altro. Oggi le cause di morte principali sono l'aspetto della problematica cardiovascolare e le problematiche tumorali, ma questo proprio nell'ottica di un aumento della speranza di vita, perché in ultima fase siamo ancora a 42-45 anni di speranza di vita, noi siamo arrivati quasi agli 80, anzi gli ultimi dati sono questi, e quindi le malattie cronico-degenerative sono quelle che diventano preponderanti come causa di morte. Quindi sicuramente ci sono ancora patologie, ancora ogni giorno 10 persone si ammalano di virus dell'HIV, ed è incredibile nonostante la conoscenza dei fattori di rischio, e
questo è l'elemento della comunicazione, dell'informazione che in qualche modo deve essere rinforzata. Chiaro che si vive di più perché condizioni ambientali, sociali, ma anche contributo non unico, causa è il fatto che si è riusciti a mantenere e ad abbassare la quota di patologie e di morti grazie anche alle vaccinazioni. Quindi questo è l'elemento. Dal punto di vista economico, tutti i vaccini presi complessivamente come mercato, quindi come costo del Servizio Sanitario Nazionale, assommano alla spesa per i primi 7 farmaci del prontuario nazionale per quanto riguarda i vaccini. Farmaci complessivi, che sono 3 gastroprotettori e 4 farmaci antipertensivi. Quindi la spesa del Servizio Sanitario Nazionale per i vaccini è veramente assolutamente irrisoria in termini quantitativi, e gli elementi appunto di costo, anche considerando il costo della somministrazione, dell'organizzazione, è assolutamente irrisorio rispetto al vantaggio in termini di risparmio di costi, non solo della parte della mortalità, che è più un aspetto di sofferenza, di dolore, di riduzione della qualità della vita, ma anche di ospedalizzazioni e di cure per le complicanze, che anche patologie meno gravi, come possono essere immaginate quelle dell'influenza, piuttosto che il morbillo, che viene lanciato come tutto, ha comunque in termini. Per favore togliermi la parola se parlo per più di 30 secondi. Di malattie infettive non muore più, di malattie infettive per le quali esistono i vaccini, non muore più nessuno. Cioè praticamente, rendiamoci conto, è un dato irrilevante. Nessuno. E secondo lei i vaccini non hanno aiutato al fatto che non si muoia più? Avrei bisogno di 35 secondi. Prima però, questo torniamo fuori il fatto che esistano dei farmaci. Grazie. No, io ho letto delle statistiche interessanti che riguardano la farmacovigilanza, anzi farmacovigilanza, in particolare la Regione Puglia ha fatto lo studio sugli anni 2013-2017 e leggo, perché non vorrei sbagliare, verrebbe fuori che su 1672 somministrazioni del vaccino antimorbillo per tutti la rosolia varicella ci sono 68 casi di reazioni avverse gravi, quindi dalla morte a problemi permanenti. E l'altra cosa interessante, inquietante direi, è che confrontando i dati invece sulla sorveglianza passiva, verrebbe fuori una sottostima valutabile a un rapporto da 1 a 339. Cioè, io vorrei un commento da questo punto di vista, perché fidarsi vuol dire dare i dati corretti, dare dei dati di cui ci si può fidare, quindi senza una misurazione puntuale e attiva rispetto a quelle che possono essere le problematiche che si rilevano sulla somministrazione di un farmaco, perché comunque rimane un farmaco, non ci si può fidare. Questo è ancora più importante se si obbligano le persone a fare una somministrazione contro voglia, con l'arma del piccato e così via. Vorrei un commento da parte dei... Grazie. Come abbiamo 10 minuti per chiudere la serata, perché la sala va lasciata fra 10 minuti, io farei fare la domanda, questa domanda, e poi la risposta di tutte e due le due domande, in modo che chiudiamo nel tempo previsto. Allora, spero di fare la domanda nei termini giusti, nel caso siate liberi ovviamente di correggermi. Abbiamo parlato di allattamento e di quelle che sono quindi le conseguenze dal punto di vista dell'attivazione del sistema immunitario. Quello che vorrei capire è quello di cui lei parlava, in particolare del fatto di avere un'infezione e quindi successivamente di poter andare ad immunizzare
immunizzare una generazione futura tramite l'allattamento dà lo stesso tipo di immunità che viene data con il vaccino, cioè non stiamo parlando di immunità adattativa e immunità innata, non sono due cose differenti, e quindi il bambino, una volta ricevuta questa immunizzazione tramite il latte materno, non dovrebbe comunque arrivare a contrarre effettivamente la patologia per essere del tutto poi immunizzato, quindi sono effettivamente due cose differenti. Dai, parte tra. Allora, cominciamo con la prima vita. Allora, la prima più facile è che l'allattamento dà una presenza di anticorpi passivi che durante tutto il periodo dell'allattamento, se la mamma è immunizzata passivamente, cioè per malattia naturale, per vaccinazione, li passa. È chiaro che a questo punto, nel momento in cui poi finisce l'allattamento, il bimbo non ha una produzione, diciamo, determinata dalla presenza di anticorpi materni nell'acqua. Questo garantisce, nel momento in cui si può allattare al seno, anche questo aspetto positivo dell'allattamento. Sicuramente la farmacovigilanza passiva, cioè quindi quello che ho detto sin dall'inizio, è sotto, come dire, sottovalutata, tra virgolette, in termini quantitativi, rispetto ai casi, non tanto quelli gravi, ma a quelli minori. Che ci siano 1200 gravi, bisogna andare a vedere la classificazione e leggere quella che è la definizione di grave, che non è la morte. C'è anche la mortalità fra i possibili eventi avversi gravi, ma sicuramente in quello studio, che non ho presente in questo momento, ma so che i colleghi pugliesi sono molto attenti, sono colleghi dell'Università di Bari che hanno un osservatorio epidemiologico molto ben fatto, li hanno rilevati e sicuramente, lo sappiamo, hanno una quota più alta, ma davvero non diversa in termini di effetti pesanti, di effetti gravi, di effetti che possono in qualche modo allontanare dalla vaccinazione. Qui davvero l'enfasi anche questa sera è sempre sulla sicurezza dei vaccini e non sulla dimensione di gravità delle patologie che queste possono prevenire. E quindi si chiude davvero a fronte di una negatività che arriva a essere il fatto di una connivenza con le ditte farmaceutiche per guadagnare o per avere bustarelle. Quindi quando poi si arriva a queste esternazioni, davvero poi la discussione non ci può essere, perché è appunto di sfiducia rispetto alle informazioni. Condivido quello che ha detto e in effetti si ricorda, io ero intervenuto perché il collega Pregliasco aveva detto che in Africa c'erano stati bambini molto piccoli colpiti. In effetti, quello che sto dicendo è il bambino piccolo che viene immunizzato tramite la madre, un domani può comunque contrarre il morbillo. Cioè, anche immunizzato in teoria con il vaccino viene evitato, cioè è evitato un contagio, il fatto che il bambino debba effettivamente passare la patologia, e in questo caso stiamo parlando di popolazioni che non è detto che possano sopravvivere perché non hanno un livello igienico, un livello sociale, un livello economico tale per poter superare la malattia ed essere immunizzato. Certo. Col vaccino non dovrei effettivamente avere un bambino malato. Questo è certo, però questo non toglie che quel bambino può morire di fame. Certo, questo punto. Il bambino non muore, non muore più di sopra. Il bambino è scelto. Direi che questo dell'aspetto sociale, socio-economico, è qualcosa di presente ma che non è direttamente correlato con la problematica vaccinale. Finito qui. Sì, per recuperare un 10-15% di dubbiosi, quindi l'unica strada possibile era l'obbligo vaccinale, non si poteva invece fare una comunicazione chiara su quello che è venuto fuori stasera, cioè invece di scrivere a carta di guidare che i vaccini sono sicuri, perché non dire quello che è stato chiaro, per esempio, che non è vero che sono tutti sicuri, non è vero che non producono danni,
Perché una mamma, come me, ha un bambino e magari ha solo quella possibilità, magari come me ci ha messo 17 anni per averlo, e allora lei fa bene a dire che è paura, la mia è paura, ma è anche consapevolezza. Perché io, quando mi dite che devo fare un TSO, perché questo è un TSO a tutti gli effetti, mi domando quali sono i rischi, perché mi obbligate? No, tutto qua, solo questo. Sembra che abbiamo detto nella introduzione, sicuramente è stata una scelta pesante, una scelta che ha creato divisioni, che è stata cavalcata politicamente in malo modo, che quindi ha creato maggiore, diciamo, agitazione e elementi di, come dire, di rigurgito verso qualcosa che è antipatico. Sicuramente poteva esserci una scelta diversa, il governo di allora ha fatto questa scelta, ribadisco, un qualcosa che è servito per scuotere, per discutere, e la gran parte delle persone hanno accettato la vaccinazione, medico o qualcuno pensava di rapper forzosamente per paura, perché davvero è vero, è un trattamento sanitario obbligatorio, ma in realtà alla scuola dell'obbligo ci vanno tutti i bimbi e nella quota di ammenda che è simbolica, perché rispetto alle decisioni e a quelle del governo nel momento del primo decreto, prima del passaggio della legge in Parlamento, era su cifre molto più imponenti, dai 1.000 ai 7.000 euro, adesso è da 100 ai 500 euro. Quindi questo aspetto quindi è un elemento di forzatura, è stata una scelta politica, io la condivido, credo che possa essere superata, la stessa legge diceva che nell'arco di 3 anni si dovevano fare delle valutazioni e sicuramente momenti di comunicazione, di informazione, di consapevolezza per superare questo gap che anche questa sera si è visto, e continuo a ribadirlo, una paura eccessiva inculcata nel rispetto a quelli che sono i dati scientifici e alla loro svalutazione, perché le case farmaceutiche, i ricercatori vogliono fare carriera, vogliono fare soldi, nascondono. Quando c'è questo aspetto davvero è difficile la discussione. Va bene, io devo a questo punto chiudere la serata. Credo che abbiamo avuto molti spunti. Ringrazio i due relatori perché, al di là della contrapposizione, vi siete sempre espressi in modo molto civile, molto chiaro, nel rispetto ognuno della propria posizione. Io personalmente ringrazio molto Sottosopra per queste iniziative che fa, che sono molto rare, e perché credo che qui dentro si rispetti veramente la libertà di opinione in un modo chiaro, democratico, poi ognuno trae le proprie conclusioni. Io ho fatto il moderatore, conosco lui, sono personalmente, come medico igienista, un sostenitore a spada tratta delle vaccinazioni, però accetto in ogni momento il confronto, perché il confronto è una cosa che non deve mai venire meno, non solo nel campo delle vaccinazioni, ma in ogni aspetto della vita umana. E quindi chiudo ringraziandovi per la partecipazione, per l'interesse che avete mostrato. Quindi credo che non solo ci sono i giovani di oggi, ma ci sono anche i meno giovani, parlo per me e per te, possiamo accomodarci, ecco, che sono interessati a dibattere di questo. E questo forse ci fa riflettere che iniziative come quelle di Sottosopra, quando vengono fatte, vengono promulgate in questo modo, la gente poi viene. Grazie per la vostra partecipazione.